Si apre e si chiude all'insegna di Sofia con un video proiettato sulle acque del Golfo che trasmette la classica scena del mambo ballato dalla Loren e De Sica in Pane, Amore e. Gran finale per la 4 giorni di Dolce Gabbana a Napoli, festa anni 50 al bagno Elena Posillipo, con ballerini e ballerine che riprendono i temi dell'epoca. I due stilisti hanno accolto personalità della città, gli ospiti internazionali delle serate e coloro che commerciano il famoso brand. Fuori a godersi lo spettacolo, la popolazione assiepata sui muretti di Posillipo. Perché è un evento particolare, un orgoglio per Napoli e quindi è giusto che comunque tutti i napoletani stanno qui come un augurio per Dolce Gabbana, per invitarli a fare una serata spettacolare per far acclamare Napoli in tutto il mondo come loro alla fine hanno progettato, perché questo alla fine è il progetto di Dolce Gabbana, far diventare Napoli grande. E sembra che Napoli risponda alla meglio. Sono qui per vedere VIP da vicino e poi una cosa, un onore grande per Napoli. Una volta tanto non si parla solo di cose brutte di Napoli, almeno facciamo vedere le nostre bellezze in tutto il mondo. E almeno c'è qualcosa di bello. Fino adesso abbiamo solo visto Gomorra e tant'altro. Adesso c'è qualche novità, bello. È per portare la moda in tutta Italia, in tutto il mondo piuttosto.